L'attrice ha attaccato il collega ed ex marito sulle pagine del settimanale di Più TV. Eleonora Giorgi è al settimo cielo per la gravidanza di Clizia Incurvaia. La modella e web influencer aspetta un figlio da Paolo Chavarro, secondogenito dell'attrice 67enne. Un figlio che arriva a 2 anni dal primo incontro nella casa del grande fratello VIP. La Giorgi ha sempre ammirato Clizia ed è contenta di questa svolta così importante nella vita di Paolo. Al contrario, Eleonora non ha apprezzato il comportamento dell'ex marito Massimo Chavarro. In una lunga intervista rilasciata al settimanale di Più, Eleonora Giorgi ha ammesso di essere molto arrabbiata con il collega. Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni, lo conosco. E fatto così, c'è ancora un grande affetto tra noi, ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo. Oltre a non aver telefonato ad Eleonora Giorgi, Massimo Chavarro non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull'arrivo del suo primo nipotino. Del resto l'attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In più questo non è un periodo facile per Chavarro Senior, durante le sue vacanze estive la sua casa romana è stata completamente svaligiata da una banda di malviventi. Eleonora Giorgi ha raccontato alla rivista edita da Cairo Editore come ha appreso della dolce attesa di Clizia Incurvaia. L'attrice, vista alla terza edizione del Grande Fratello VIP, ha ricevuto un messaggino sul cellulare. Più precisamente la foto di un'ecografia che ha riempito di gioia Eleonora. La Giorgi non vede l'ora di conoscere il suo primo nipotino, che nascerà a febbraio. Al momento non è chiaro se il figlio di Clizia Incurvaia e Paolo Chavarro sarà un maschietto o una femminuccia. Eleonora Giorgi non ha nascosto però di preferire una bambina. Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me, ha ammesso. L'attrice ha confidato che Paolo Chavarro è molto premuroso con Clizia Incurvaia e ha assicurato che il conduttore sarà un padre meraviglioso. In più Eleonora ha annunciato che per amore del nipotino in arrivo è tornata a vivere a Roma. Negli scorsi mesi Eleonora Giorgi aveva lasciato la capitale per trasferirsi in montagna, ma ora ha scelto di rientrare nella sua casa romana per stare vicina a Clizia e Paolo e dare una mano alla coppia tutte le volte che ce ne sarà bisogno.